Ciao a tutti ragazzi, nuovo video. Oggi sono qui bello comodo sul divano, ma ahimè è arrivato quel momento in cui devo andare a fare manutenzione dei pattini. E come potete vedere da questa bellissima ripieno giallo, e ora faccio un danno assurdo, oggi si parla di olè, lo chef prepara cuscinetti. Esatto, sì, non ho voglia ragazzi, non mi odio fare manutenzione. Eppure potrei anche cambiarli, mannaggia a me, ce li ho cuscinetti. Vabbè, comunque. Ma voglio vedere, guardate qua, in questa scatolina rossa cosa c'ho. C'è una cosa utilissima, uno spazzolino da denti che scopriremo poi in avanti. Che scopriremo più avanti a cosa serve. In realtà abbiamo anche un kit figo, bellino, no? Con le vaschette fatte bene e non lo trovo più. Quindi, boh, ci arrangiamo un po'. Perché oggi devo pulire usciti? Perché... ahimè, siamo arrivati al punto in cui questa ruota qua, sentite? Eh sì, direi che non girano granché bene, quindi è arrivato il momento, puliamo i cuscinetti. Però per rendere un po' più dinamico questo video, ho Alessia qui accanto. Mano di Alessia, oh, eccola qua, che leggerà delle domande mentre io pulisco, smonto i patti per rendere un po' più interessante e figo questo video, altrimenti io pulisco i cuscinetti. Ormai il canale è pieno di video per pulire i cuscinetti, questo non è un tutorial ma è un video quattro chiacchiere insieme mentre lavoro, mannaggia. Molto bene, quindi prima cosa da fare è andare a smontare le ruote, quindi chiave da 4 e vado a sbloccare le ruote che erano già lenti perché non giravano se no. Quindi prima operazione da fare è andare a far questo lavorino qui. Oltretutto una cosa figa, mi ha chiesto anche a Alessia di montargli questo traio qui sotto i suoi Igor, levando il traio in carbonio. Quindi dopo andiamo a fare anche questa operazione, molto carina. Ci sta, mi piace, un'idea. Oh! Riuscirò senza fare danno, soprattutto mi ricorderò l'ordine delle ruote, assolutamente no. Potrei anche girarle effettivamente, ma ci siamo. Beh, mentre io vi annoio con questa operazione, Alessia, ci leggi qualcosina? Sì. Vada. Ciao Giacomo, sto iniziando ora e sto cercando il mio primo pattino da acquistare. Faccio passeggiare su asfalto e piste scilabili, ma il problema è che sono alto 1,90 m e peso 100 kg. Quale pattino potrebbe andare bene sotto 250 euro? Se poi il peso è un problema, ci sono sempre Seba e Ferre, vero? Allora, dicevamo, beh, questa domanda è molto interessante. Beh, ho già fatto molti video al riguardo di pattini, qual è il primo pattino migliore per iniziare. Ovviamente lui ne ha visti alcuni perché già conosce Ferre e Seba. Immagino quindi conosca anche Rollerblade. Allora, beh, con quel budget ti compri un buon pattino intanto. Quindi vai tranquillo che ti compri un ottimo pattino per iniziare a pattinare. Però... credete vuoi spendere meno di quella cifra lì, quindi sicuramente un micro MT Plus è un pattino che io valuto molto molto valido, un bel gioco di parole, e quindi ci fai tutto per iniziare, comincia a vedere se il freestyle fa per te, se ti piace il free skate e se ti piace questo mondo, spendendo comunque 150 euro, top. Poi sicuramente... se vuoi essere più sicuro, il peso è importante, però ecco, non è che a 100 kg, per dirti, a 100 kg puoi prendere anche l'MF 500 da Decathlon, non è che va in crisi, comincia ad andare in crisi se ci metti 150, un peso ancora più importante. Ovviamente, non mi farei intendere, 100 kg non sono proprio uno scherzetto, quindi sicuramente se non hai problema a investire su un pattino, comunque sia, migliore, l'FR1 in realtà è stravalido, però se non è un pattino molto rigido è il Twister, se non è un Twister è veramente molto rigido, molto fasciante e con una struttura veramente fatta bene. Quindi ecco, io andrei su questi modelli qui per essere sicuri, quindi FR1 o Twister. I nuovi modelli stanno sulle 300 euro, per me un pelino troppo. Se spendi 300 euro per un FR1 e per un Twister, io andrei su modelli tipo Seba Light o su Micro Super, o comunque su cominciare ad andare a vedere anche un pattino in monocomponente che sicuramente ha una struttura ancora migliore a livello di base. Però ecco, va benissimo un Micro MT Plus, regge benissimo il peso, vai alla grande e non hai grossi problemi. Quindi secondo me il Micro MT Plus te lo consiglio alla grande, 150 euro, proprio in questo mondo
se ti piace top, altrimenti vai su Rollerblade o su RFE o su RF1 o su FR1, questa sono dei gusti, e se vuoi un prodotto di un prezzo anche diverso, però ecco. Quindi ecco, io intanto adesso ho smontato cuscinetti con una polvere immensa e devo andare a aprirli, e ho perso le forbicine, ho preso le forbicine e le ho perse. Comunque adesso, Alessia, altra domanda, mentre cerco le forbici, perché senza le forbici non vado avanti, le avevo sotto il sedere, senti un po' scomodo, questa è la parte che odio, andare a levare le membrane, che pizza. Domanda, parliamo del video tutorial 20 in cui impariamo a fare i trick di free skate, quindi i primi trick sulle panchine, sulle scale. Come si fa a prendere velocità? Perché quando arriva il momento di scendere vado troppo piano, arrivo alla seconda rotella dei pattini e cado. Come posso fare? Mi ero distratto nel fare lo scemo con la telecamera. Fammi una sintesi di questa domanda. Praticamente prova a fare i primi trick di free skate, tipo salire sulle panchine o okay, sulle scale. Però quando arriva praticamente a scendere va troppo lento e quindi la seconda rotella gli batte sullo scalino e inciampa. Come fa per prendere più velocità? Allora, domanda interessante, riguardante anche il pataglio free skate, quindi quello che a me piace di più come mondo. Sicuramente nel pataglio free skate rispetto alla pista bisogna essere un po' più attenti, bisogna essere un pelo anche più spericolati forse a volte, o farsi aiutare. L'hai già detto il problema, quando vai a effettuare la discesa vai troppo piano e quindi scendi praticamente, ora in video senza farlo vedere diventa difficile, però per capirsi, questo fate finta sia il pattino, ce l'ho, lui va a fare un trick su uno scalino e quando va a scendere non ha problema di fare questo pam e gli si impunta al pattino. Può fare due cose, o da qui, quindi questo è il fine del marciapiede, prima della fine dello scalino salta e scende, o se no semplicemente alza un po', schiaccia sul tallone e va ad avere un po' più di velocità per permettere al patto di fare questo mentre di scendere sul tallone, perché se fa questo si blocca, va di faccia avanti. Quindi so che fa paura, però ci vuole un po' più di velocità se non vuoi saltare, altrimenti consiglio mio, io salterei, cioè mi metterei sul bordo, piccolo saltino e scenderei con un po' di velocità. Quindi tanti salti in avanti da fare in allenamento su una pista, questo ti dà sicurezza, almeno sai che i salti li sai fare, e quindi una volta c'è sicurezza poi riesci comunque sia a far tutto in maniera più tranquilla. Adesso devo aggiungere altro? Se l'ho detto? No? Quindi non mi ha ascoltato, quindi facciamo come buono. Questa cosa qua è una rottura di scatole. Mi metto questo video per intero, ti vedi quanto tempo ci vuole. Io sono lentissimo anche a fare questa cosa, tutto una chiavica. Tutta la parte più noiosa, ho già dato una prima lavaggio a cuscinetti, adesso li rimetto ad ammollo, li facciamo battere un po' per fare sgrondare il sudicio e li lasciamo ancora a mollo perché hanno bisogno di spurgarsi, quindi andiamo a mettere con un bel po' di tranquillità all'interno del prodotto. Molto bene, via il liquidino, vai quando vuoi. Stiamo facendo le curve con la gamba avanti per fargli prendere il filo esterno. Se non si va troppo veloci bisogna lavorare abbastanza di caviglia, giusto? Allora, curve destra e sinistra, quindi filo esterno e filo interno nei due piedi. Innanzitutto va detto che il piede interno curva sta sul filo esterno, il piede invece più lontano la curva sta sul filo interno, questo per dare direzionalità e dinamicità alla curva. Poi la lunghezza e l'interasse data tra il pattino avanti e il pattino dietro vi permette di dare stabilità o di essere più reattivi. Questa è una piccola infranatura su come fare le curve. Per lavorare sul filo, per andare a beccare questo filo esterno, tanto gente utilizza la caviglia, anche io quando insegno un corso tutto dico guarda, premi la caviglia verso l'esterno, senti il cap, quindi questa parte qua del pattino che ti preme all'interno della tibia, vuol dire stai prendendo il filo esterno. Però in realtà
questa questione è giusta al 50%. Perché? Perché se devo fare una curva, la mia testa e le mie spalle dovranno seguire l'andamento del patto. Vedi, fate finta che questo è il mio corpo, no? Seguendo il patto. Se io invece lavoro di caviglia, vado a fare questa cosa qua, quindi vado a sforzarmi, però in realtà io rimango con un peso non corretto. Poi ovviamente sono inizi, non è che si va a andare a vedere la curva perfetta, la spinta, e dovrei con la spalla cadere all'interno della curva per avere anche, contrastare anche la forza che mi andrebbe, se no, a portare verso via dalla pista, insomma, verso fuori pista. E niente, io spero di aver risposto a questa domanda in maniera abbastanza interessante. Era difficile da rispondere non con i pattini, via, in quattro chiacchiere. E direi questo video potrebbe anche terminare qua. Non so se c'è altre domande interessanti, tra l'altro, ma si legge. Ok, allora. Sto imparando a fare una frenata al limone, ma mentre si sta eseguendo, e dunque mentre si hanno le gambe ben divaricate, bisogna inclinare i pattini verso il filo esterno, vero? Cioè le caviglie devono essere ruotate verso l'esterno? Allora, la frenata al limone, quindi la convergente, io la insegno in maniera diversa dai classico, poi non so se la insegnano tutti in maniera come me o no, in realtà. Comunque io me la insegno, io la insegno come una freccia, Giacomo, sì. Diciamo che vado a dire, il limone normale è talloni vicini, allargo, stringo le punte e vado a battere le punte, quindi faccio quarta ruota, allargo il più possibile e vado a colpire prima contro prima. Nella frenata convergente al limone, dico, immaginate una freccia larga, i pattini devono essere su quella linea, leggermente magari, ecco, con le caviglie che cadono verso l'interno, quindi sui fili esterni, centrali, anche se è corretto perché poi te vai a prendere i fili con le gambe larghe, e le punte dei pattini devono disegnare il filare della freccia, senza però mai toccarsi. Questo va a effettuare la frenata e va a evitare il fatto che quando arrivo con i pattini vicini, tocco le punte insieme, o mi ribalto di faccia in avanti, oppure faccio questo, batto insieme e vo dritto. Diciamo che la parte proprio difficile di questa frenata è proprio il capire che non devo andare a avvicinare i pattini, altrimenti non vado a frenare. Vi faccio vedere a cosa serve il mio spazzolino da denti e poi credo che si possa finire qua il video. Non so se hai trovato altre domande interessanti. No, non ha cercato di più, quindi direi di finire anche il video così, visto che Ale non ha trovato domande. Detto che volevi finire. Sì, era una cosa così. Quindi dicevamo, a cosa serve lo spazzolino? Beh, lo spazzolino serve per andare un po' a velocizzare questo processo qua. Quindi vado semplicemente a spazzolare, ok, il mio cuscinettino, per andare a levargli il grosso e lo sporco in maniera un po' più veloce e essere un po' più sbrigativi. E niente, ragazzi, ora non so se noi ci vediamo la seconda parte del video in cui vado a montare il traio, se questo video chiudo qua, che mi sembra abbastanza lungo, lo chiudo anche qua. Vi faccio vedere a cosa serviva l'utilizzare lo spazzolino. Beh, lo spazzolino lo utilizzo per velocizzare un processo di pulizia, che invece di star a aspettare che il prodotto faccia effetto bene, che vada a sgrassare bene il prodotto, io con lo spazzolino vado a levargli il grosso. Con un panno asciugo l'eccesso di liquido e con lo spazzolino vado a pulire e a levare tutta la polvere. Beh, ragazzi, io vi ho anche annoiato troppo, ora vi lascio a voi stessi, fate quello che volete. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete piace al video. Io vado a sistemare anche l'altro pattino, questi sono soltanto 8 cuscinetti, devo farne altri 8. E noi ci vediamo a un prossimo video, fatemi sapere se questi video senza tagli, un po' chiacchierati, vi sono piaciuti, o se preferite i video diretti di risposta alle domande, senza perdere tempo nel pulire, insomma, nel chiacchierarci mentre faccio altre cose. E niente, se vi è piaciuto metti mi piace, altrimenti metti non mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, oh, però iscrivetevi al canale per sostenermi e darmi un po' di grinta a continuare a fare video. Ciao!